Buon pomeriggio. Salve, buonasera, sono il Folico. Salve, io sono Maria De Geronimo, vengo da San Giorgio a Cremano. Provincia di Napoli, sì, abbastanza lontani. Che posti meravigliosi. Avrei fatto altri chilometri in più pur di stare qui oggi. Ti ringrazio. Grazie. Bellissima. A nome dell'associazione, grazie di cuore di queste tue parole. Io chiedo scusa in primis se uso la sedia. Nessun problema. Perché di solito questo brano lo eseguo con lo sgabello, pensando di trovarlo, quindi uso la sedia. Ma Franco, aspetta. Grazie. Beh, intanto Fonico vuoi provare intanto a fare un certo. Sì, proviamo. Intanto che controllo lo sgabello, chiamando la traccia, si sopra, perché ci spiegano lei. Se mi alza un po' la base. Partecipato a dei festival di canto proprio per beneficenza, quindi per questo, principalmente per questo sono venuta, e devo dire la verità. A nome della situazione ti ringraziamo, una volta di cuore di queste tue parole. Allora, raccontaci di te, come tutti gli altri hai 12 minuti di tempo, sì. E se hai problemi durante la trasmissione, che non ti senti bene con l'audio, stoppo. Fermi, ne parliamo. Vabbè. Senza fare problemi che non vai a influire sulla votazione. Okay. Adesso raccontaci te che canzoni ci canti. Allora, io ho iniziato a cantare che avevo i miei 5 anni fino a 18 anni. Poi sono diventata mamma, però il canto e la musica non l'ho mai accantonato perché è parte di me e mi ha aiutata molto poi nel percorso. Ho partecipato ad alcuni festival di canto. Ho fatto un piccolo concerto di beneficenza per un'associazione di bambini autistici, è andata alla grande, nel mio piccolo. E ho ricominciato a studiare canto da 6 anni. Poi il mio maestro di canto mi ha dato un bel calcio, ha detto mo incomincia di nuovo a partecipare ai festival, ai concorsi di canto, per metterti alla prova. Un pochino più che altro per riprendere quel sogno che ormai avevo accantonato. È un po' per divertirmi, sinceramente, a 54 anni, il futuro è sempre un punto interrogativo, no? Quando poi uno ha un'età abbastanza matura. Però va bene così, mi diverto. Mi diverto. Canterò un brano di Alex Britti, un arrangiamento di Mina. Oggi sono io. Oggi sono questa. Sei emozionata? Abbastanza, c'ho la bocca secca. No, si preoccupi, grazie. Peggio. E allora sei pronta? Sì, grazie. In bocca al lupo. Credi un po'.
non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ora, ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché sfondido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Come più che posso, come mai, come sento, finalmente mi presento. E così questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se